con te in un'altra faccenda, una faccenda abbastanza complicata, importante. Quindi Mittal si è insediato ufficialmente nello stabilimento Ilva quando noi ci siamo visti l'altra volta, ancora non era così. Poi cosa è successo, Aldo? È successo che il 29 ottobre molti di noi si sono visti ricapitare a casa, o meglio, chi stava in cassa integrazione, questa raccomandata. Io personalmente sono uno fra i 2586 finiti in cassa integrazione, quindi a 0 ore, a partire dalla una cassa integrazione a 0 ore, a partire dall'1 novembre 2018. Prima ancora che mi arrivasse questa raccomandata, che mi è arrivata intorno al 3 novembre, prima ancora, ormai devi sapere, Angelo, che si fa tutto tramite web. Sì, Questa beh. azienda è all'avanguardia sotto questo aspetto, molto social, molto Twitter, ha creato anche una pagina Facebook, non so se l'hai vista, dialoga molto anche via social, al contrario di quello, insomma, che arriva, insomma, si andavano nascondendo, si vedevano poco anche mediaticamente. E invece qui abbiamo tutto l'opposto, Sì. anche se io vorrei spiegare un po' tutta la vicenda che ha portato a questo contratto, agli esuberi, alle assunzioni, perché noto anche da parte della stampa se ne parli poco. Se ne parli poco, come se ne è parlato poco di quel famoso contratto che io ho portato in assemblea a maggio fra i lavoratori, di quel famoso contratto di 95 pagine. Sarebbe questo, Sì, io l'ho avuto per ma dire diciamo che subito, andiamo proprio al cuore della sì. Cosa cosa. Cosa è successo? è successo? Niente, Cos'hai scoperto abbiamo scoperto che innanzitutto? dopo questo accordo 95 pagine, che premetto, non sono state mai discusse con i lavoratori, è fatto grave perché dove si parla del mio futuro, in stabilimento o fuori, sarebbe stata cosa buona e giusta che se ne fosse parlato con i lavoratori di questo contratto. Poi Certo. arriva l'era Di Maio, cambiano i protagonisti al governo e viene fatto un nuovo verbale di accordo, che sarebbe questo. Portato tutto firmato, controfirmato, vedete? Anche se, come dissi in assemblea, li chiamai sciocciacchio in Tarantino, perché non ci sono, poi di chi sono le firme di questo contratto? Cioè, guarda, andiamo all'ultima pagina, ci sono solo firme, firme, ma non si capisce effettivamente quali sono, di chi sono queste firme. Però cosa è successo? Che nel momento in cui ci facevano firmare questo, cioè votare in assemblea, votare con votazioni, come ho detto l'altra sera, da terzo mondo, perché c'erano praticamente due cabine elettorali con le stesse liste, un furbetto, diciamo, che poteva anche rivotare più volte. Poi queste urne non sappiamo nei 4 giorni dove sono state messe in stabilimento. I controllori erano i controllati, quindi tutti i sindacati, nessuno contrario, quindi lascio immaginare che l'esito fosse più che scontato. E come dicevo, mentre loro ci facevano votare in assemblea questo documento, in un'ora e mezza di assemblea, che tengo a precisare, quella dell'Umemua, che guarda caso lavoriamo io e l'ex consigliere 5 Stelle, viene messa per ultima alla seconda ora, quindi a votazione già concluse, perché comunque siamo due persone che cercano di far aprire un po' la mente agli operai. Io ho avuto anche Massimo Battista qui che proprio in quei giorni ha avuto anche lui la stessa lettera che poi avesti tu. Sì, lui addirittura c'ha anche 3 figli, cosa ancora più aggravante, cosa che io non ho. Quindi questi criteri, ricordiamo che i 3 criteri per l'esubero erano l'anzianità, lo stato di famiglia e la professionalità. Io quello che chiedo, quali sono le percentuali che hanno dato alla famiglia, allo stato familiare, la percentuale che hanno dato alla professionalità? Non si sanno. Pare che ci sia stata anche una società, una ditta, non lo so, che ha lavorato su questi esubiti. Quindi quando io sento parlare alcuni segretari provinciali dire no, ma c'era troppo lavoro, non era facile, 10.700 persone, monitorarle, e se qualche errore si è potuto commettere. Innanzitutto tengo a precisare che non sono 10.700 le lettere inviate
agli esuberi, sono state 2.600, poi più in là sono state mandate anche quelle per l'assunzione, quindi hanno avuto tutto il tempo possibile e immaginabile. Però arriviamo al nocciolo della questione. Praticamente dicevo, mentre loro ci portavano in assemblea un documento da firmare, nello stesso giorno erano a Roma a chiedere una modifica di questo contratto. E questo. E qual era questa modifica? Questa modifica sono l'allegato 6 e l'allegato 3. Cosa dicono l'allegato 6 e l'allegato 6? Dal sopra richiamato accordo sindacale del famoso 6 settembre 2018 si prende atto del refuso. Refuso. Un errore. Dal latino refus. Si intende un errore di stampa causato da uno scambio di movimenti delle dita della sulla battitura. Esatto. Sì. Refuso. Adesso che capiamo quali sono questi errori di battitura, viene cassato il richiamo all'articolo 2087 del codice civile e vengono cancellate le parole biologico ad oggi noto e poi ci sono una serie di puntini. Mentre l'allegato 3, le organizzazioni sindacali ritengono che vada comunque spunto il riferimento all'articolo 2087 del codice civile, vada previsto un compenso economico a fronte della transazione onerosa. Io, siccome sono un tipo un po' curioso, vado su internet, per fortuna oggi esiste questo canale, e sono da vedere cosa tratta questo articolo 2087. Beh, tratta di cose abbastanza delicate e direi abbastanza gravi. Perché? Dice spiegazione, qua c'è anche spiegazione dell'articolo 2087. La norma impone all'imprenditore, in ragione della sua posizione di garante dell'incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze. La giurisprudenza riconosce la responsabilità dei datori di lavoro sia natura contrattuale che extracontrattuale, con conseguente diritto del lavoratore ad attivare entrambe le azioni anche in concorso per la tutela dei suoi diritti. I beni tutelati, ascoltate, dalla norma sono l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore e vi rientrano il danno biologico, il danno morale e il mobbing. Cioè, io mi chiedo, cioè come fa a sfuggire un articolo del genere in un contratto del genere, quando quei giorni sappiamo, no, l'impatto mediatico che avevano quelle sedute, quegli incontri. Cioè mi chiedo come mai a distanza poi di 5 giorni ci si accorge di questo errore e non lo si viene a dire in assemblea che si stava correggendo degli errori del genere. Aldo, chi dobbiamo chiedere? A quale sindacato? Chi si stava interessato? Tutte e tre le firme? Sicuramente, tutte e quattro. Tutte e quattro. C'è anche l'USB, che inizialmente l'USB era contrario a tutti questi accordi, parlava addirittura di incontri sotto banco che si svolgevano al MISE, questo a marzo, poi improvvisamente sono stati tirati nei insomma, campi. La vostra condizione in questo momento qual è? Cioè, cosa avete avuto? Cosa vi aspettate e cosa è sottinteso? Beh, io cosa ho avuto? Ho avuto, dopo 19 anni di lavoro, un bel calcio nel sedere da sì, questa azienda. Però voglio dire, qual è stato l'iter? Cioè, questa cassa integrazione a 0 ore, cosa significa? Spieghiamo, perché molta gente questa cassa integrazione sente parlare, cassa integrazione a 0 CX, eccetera, eccetera, sì, però, spieghiamo. Questa cassa integrazione significa che noi, questo è tutto previsto da contratto, certo, saremo messi in cassa integrazione da oggi fino al 2023, quindi per 5 anni. Dopo questi 5 anni dovremmo essere richiamati dall'azienda, che ci dovrebbe, da una delle affiliate dell'azienda. Che dall'azienda o da una? Dalle affiliate, perché sono 5, e potrebbero proporci un altro posto di lavoro all'interno, fra 5 anni. Oggi che succede? C'è un incontro al 19, dove i sindacati sono invitati alla regione, dove si discuterà, perché si sta parlando di dare una integrazione a noi che siamo in cassa integrazione per svolgere dei corsi di formazione. Io sinceramente li condivido e spero di conoscere che cosa tratteranno presto cosa tratteranno questi corsi di formazione. Perché no? Ho seguito anche le diverse assemblee che si sono susseguite in questi giorni nelle varie piazze o davanti alla fabbrica. Su questo ci sono dei pareri contrastanti, perché c'è una sigla sindacale che ovviamente di quelle parlo, di quelle che sono fuori da questi accordi, che
sono favorevoli più per i lavori socialmente utili, altri invece sono d'accordo per questi contratti, per questi corsi di formazione in Regione Puglia. Quindi diciamo, anche fra i lavoratori ognuno, diciamo, che ha la propria esigenza. C'è anche chi vuole invece rientrare in stabilimento, chi non ci vuole mettere più piede perché negli anni ha fatto delle battaglie. Quindi ognuno, diciamo, le richieste non sono unanime, ho notato questa cosa qui. Su quei 2.500 ognuno vuole un qualcosa. Ad oggi quanta gente quindi è uscita rispetto a quello che era previsto dal primo accordo con Calenda? Allora, ad oggi sono usciti ufficialmente 2.586 persone. Sono stati adottati degli incentivi. Questi incentivi, che io anche quelli ho contestato, ti spiego anche perché. Gli incentivi sono di 100.000 euro lordi, che al netto sarebbero 77.000 euro. 77.000. Tolto il 23%, sono 77.000 euro. Questi incentivi io ho contestato, cosa ho contestato? Il fatto che non siano stati spalmati in maniera equa da chi mancava 2 mesi alla pensione a chi invece ne mancano 20. Io ho visto colleghi che in gennaio andavano in pensione e si sono visti cadere dal cielo 77.000 euro, poi magari a un'altra persona, anche me, che ne mancano 20-23 alla pensione, la somma è stata sempre la stessa. Quindi, diciamo, da questo... Quanti hanno accettato questa soluzione? Ad oggi hanno accettato 717, questa è notizia del giornale di Avantieri, 717, di cui 549 hanno già firmato le dimissioni, con gli altri 150-170 sono in attesa di essere chiamati. Ovviamente oggi sono ricominciate ad arrivare le lettere, anzi dagli avventieri sono iniziate ad arrivare le lettere di assunzione in Mittal, quindi chi magari non vuole accettare questa assunzione può anche rifiutarla, ha 15 giorni per farlo e quindi magari chiedere anche l'incentivo per andare via, oppure verrà collocato in cassa integrazione per 5 anni, però in questo caso non verrà più chiamato, come abbiamo spiegato prima, dall'azienda, ma la sua vita lavorativa dovrebbe essere finita qui, a meno che non ci siano delle proroghe a questa cassa integrazione. Bisogna capire un po' come si svilupperanno i fatti. Una cosa è certa, Mittal avrà questa azienda per 2 anni in affitto, che ricordiamo l'ha pagato 1.800.000.000, pagabili in 4 comode rate da 180 milioni ogni 3 mesi, quindi diciamo che l'ha avuto a un buon prezzo, anche se anche da dire che un'azienda... Sì, però nel contratto si deve sottostare, tra virgolette, anche alle attività di bonifica o di ristrutturazione di alcuni impianti, certo. Che non sono mica uno scherzo. No. Cioè, voglio dire, chi lo paga? Chi paga la copertura dei parchi? I parchi attualmente la pagherà lo Stato. E poi ritireranno questi soldi dall'affitto che, come ho detto prima, ogni 3 mesi la Mittal pagherà allo Stato. Quindi Cimolai ha un appalto statale, non ha un appalto del privato? Certo. Siamo quindi sicuri così? Adesso, sì, che lo sappia sì. Quindi adesso vedremo questa copertura dei parchi, che pare che i lavori stiano andando molto velocemente rispetto a quanto, anche se ricordiamo... Le falde acquifere non sono state bonificate, quindi praticamente abbiamo buttato un tappeto e adesso ci mettiamo sopra i parchi minerari e li chiudiamo. Scusami, io ripeto, sì. Il problema inquinamento con questa copertura dei parchi viene ridotto, ma non sicuramente annullato, anche perché sappiamo quali sono le altre fonti. Poi la cosa che mi preoccupa è che se si parla di una copertura dei parchi e poi sento, come un'intervista l'altro giorno, il responsabile di Mittal a una domanda di un giornalista che diceva se prevedeva una riconversione del processo produttivo, ha detto che valuteranno un po' di cose. A me fa paura pensare che si vada ancora nel 2018 ancora a parlare di carbone, cioè ancora si parla della produzione. Intanto nei primi giorni dell'insediamento di Mittal ci sono già stati dei slopping, c'è stato un mezzo fermo dell'AFO 4. C'è stata questa esplosione dell'AFO 4. E io ti dico di più, io ci lavoravo vicino, non è la prima volta che capita.
adesso non so se c'è stata una cross pro, ogni volta si sentiva questa forte esplosione, credo che sia dovuto al caricamento, non so, forse errato, c'è stato anche un comunicato dell'azienda. A tal proposito, anche qui non ho avuto, ho chiesto anche a Mittal di inserirmi nella mailing list, perché ero l'unico a Taranto, non riuscivo ad avere il comunicato stampa da ArcelorMittal. Vabbè, speriamo mi rispondano anche loro. Una cosa un po' strana, però andiamo avanti, dai. Niente, stavo finendo questo discorso, quindi, come dicevo, fatti abbastanza gravi che i sindacati, mi meraviglio come sia potuto sfuggire un articolo del genere. Poi nello stesso giorno, qualche giorno dopo ancora, chiedono un altro incontro, questo è un comunicato di stabilimento, si richiede un incontro urgente per approfondire quando definito lo stesso verbale in merito al piano occupazionale, quindi chiedono anche un altro incontro dopo nemmeno 5 giorni da questo, un altro incontro per il piano occupazionale. Poi questi criteri, come dicevo prima, che qualcuno non comprende come siano, quale sia questa società, anzi vi invito a... Quale società? Quella che ha fatto la selezione del personale. Perché quella che si occupa della comunicazione è una società italiana, la conosco, Ad Hoc Communication. Quella che invece si occupa del personale. Sappiamo da chi sono. Poi qua io ho dei comunicati che conservo gelosamente, fatti da alcuni delegati, mesi prima, che denunciavano degli episodi dei reparti dove pare che dei capi reparto avessero presentato un elenco di nominativi di buoni e cattivi, che poi erroneamente è stato inviato un fax, c'è scritto qui negli uffici di capi squadra della Manpro, un comunicato della Williams delegato, è uscito anche sui giornali, vedi, capo reparto stila una lista di operai che restano in AS, poi un altro ce n'è, un altro qui del RSU della FIM. Quindi hanno chiesto, quindi secondo te, o comunque secondo questa documentazione, i capi reparto hanno individuato gli operai buoni e quelli cattivi, hanno stilato una lista e quindi poi l'azienda... Devo dirti di sì, quindi adesso devono spiegare come mai si trova fuori tutta questa gente, magari con i figli, con situazioni familiari non proprio brillanti per una cassa integrazione. Io sono curioso di saperlo, speriamo che a presto i sindacati ci diano delle risposte. L'altra sera sono stato in un'altra trasmissione e ci hanno detto che c'erano dei sindacati. Allora, se mi dai, non ho carta e penna in questo momento, però se tu mi mandi dei nomi di sindacalisti, quelli che sono interessati in maniera più importante. Quelli là sono Talò, Dalò e... Talò, Dalò. Rizzo e quell'altro della FIOM che non mi viene il nome, sono quattro e non sono qua. No, adesso io mi riprometto di sentirli e invitarli tutti quattro. Sì. Facciamo proprio la trasmissione a quattro. Dio, non delle risposte a quanto io oggi ho detto, perché non ne ho mai avute queste risposte. E soprattutto, Angelo, mi devi chiedere una cosa importante. Siete voi, sì. Una cosa importante, voglio il documento definitivo. Ah, devo chiedere a loro. Mi stava sfuggendo di dire questa cosa. Voglio il documento di FIM, perché se tu mi hai fatto un documento. E questo che documento è? Questo è il verbale di accordo. Il verbale di accordo. Dove si parla di tutto quello che. Cioè, dagli esuberi, gli incentivi. Questo è quello con lo Stato? Sì, sì, sì. Poi loro hanno chiesto, come stavo dicendo prima, una modifica di quei due articoli, di quell'articolo di uno che qua parla veramente della sicurezza nostra, lavorativa, sia dei danni biologico, e quindi, cioè, alla fine si parla di cose serie, quindi hanno chiesto una modifica, ma qua c'è scritto chiaramente, guarda, l'ho scritto in rosso, sì. Ritengono che vada comunque espunta, ritengono, quindi non è stata fatta una modifica, quindi io chiedo loro che vada comunque espunta, chiedo una modifica a questo contratto, e il contratto definitivo dov'è? Quello con le modifiche? Dov'è? Ancora non è pubblicato. Posso garantire che non è stato risoluto. Voglio il contratto definitivo con quelle modifiche. Perché se qui sono vengono cancellate le parole biologico ad oggi noto, poi puntini, 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 cosa? I puntini, puntini? Te dico subito cosa sono. Biologico ad oggi. I puntini puntini sono dal danno di demansionamento e da dequalificazione biologico ad oggi nudo, esistenziale, morale,
psichico alla professionalità e all'immagine, alla reputazione, alla vita di relazione, alla perdita di chance, qualsiasi ulteriore somma, pretesa o diritto che possano derivare dalle leggi, dal contratto nazionale del lavoro. Cioè praticamente ci vogliono togliere tutte queste rinunce. Cioè io mi ti ripeto. Cioè non potete appellarvi una volta messi in cassa integrazione, non licenziati, in cassa integrazione non vi potete appellare a questi a dei diritti che erano. Parliamo di chi è stato assunto. Di chi è stato assunto. Noi ormai siamo fuori. Quindi, siamo perfetto. Quindi coloro che sono stati assunti firmano il contratto e sottoscrivono questa clausola che loro non hanno nulla a pretendere nei confronti dell'azienda. Se ci fosse un danno biologico, psicologico, biologico che significa? Anche medico. Certo. Quindi cioè biologico e anche medico, no? Ti sei respirato in questi anni lavorando in certi impianti, anche da cittadino stesso abbiamo subito un danno biologico. Perché... Quindi non sarebbe questo solo il nodo dell'impunità giudiziaria e penale che hanno i Mittal, ma si sono anche sollevati da tutti i danni che sono provocati verso gli operai. Bravissimo. Quindi cioè, non vorrei che in quella clausola ci fosse scritto anche che se muori lì, scusate il termine, per un incidente all'interno dello stabilimento, Mittal è sollevato. L'avrei portato qui oggi. Mittal è sollevato? Cosa stanno fermando? Vabbè, quello poi è un altro caso. Perché il documento valido in via giudiziaria è grave. È grave, ci deve essere la modifica. Dov'è la modifica? Dov'è il contratto modificato? Oppure mi dovete far vedere il contratto con questa modifica allegata. Cioè, io questo è una domanda e ti prego che non ho avuto mai risposte e spero che riuscirai ad averle tu, perché io non riesco ad averle questo tipo di risposte. Qui ci arrivano delle notifiche. Marcel Guar. Non so chi sia, ma sta. Un profilo vero? Sta dando di matto. Quando c'erano gli altri, nemmeno per sogno facevate queste cose. Adesso sembra che vi state a vigilare tutto. Vergognatevi, servi. Vabbè. Vediamo se ho questo spavento che sono stati quelli di Riva. Se permettete. Beh, non credio che Riva non li hanno molto fatto. Più attenti, no, infatti. Non li hanno fatto queste. Inizialmente, forse hanno avuto una vita un po' più tranquilla, poi anche i sindacati, quando abbiamo visto tutta questa azione all'interno della fabbrica contro di poi chiaramente se siete vediamo chi è Marcel Guar, andiamo a segnalare subito con un bel screenshot, vai. Poi fatto Marcel Guar, c'ho lo screenshot, questo è chiaro che va dove deve andare, tante belle cose, vai. E poi niente, si gira questa voce che pare che l'azienda si sia liberata dei personaggi scomodi, così pare, cioè ci sono molti che diciamo che facevano battaglie sull'ambiente oppure comunque cercavano di far garantire una sicurezza all'interno di quello stabilimento e si sono ritrovati fuori. Io mi reputo uno fra quelli, non ti nego che ho fatto anche degli esposti contro l'azienda, ho fatto delle denunce, ultimamente svolgevo il ruolo di addetto antincendio, Angelo. Qui c'erano tutti spacchettati delle aree che l'azienda ha dato, praticamente le mansioni che rimanevano. Ebbene, io mi sono andato a vedere la mansione di addetto antincendio, praticamente tutte confermate, 81 persone, forse sono stato l'unico addetto antincendio a essere interno messo. Però. Interno. Ha messo essere. Poi la cosa più grave è che io sono l'unico. No, non deve sembrare che è una battaglia perché tu sei stato messo fuori. No, assolutamente. Però questo è il mio caso. Unico addetto. Tu non ti potevi prendere 100.000 euro e andartene in santa pace? Guarda, come dicevo prima, Angelo, non reputo giusto come sia stato fatto il criterio. Perché veramente chi ha lavorato in quella fabbrica e ha respirato come sottoscritto, che è stato nei reparti veramente più nocivi per 18 anni, sinceramente dare 77.000 euro a una persona che mancano due mesi è la stessa somma dare 20 anni, credo che siano veramente ridicoli come somma. E ti dirò di più, io non accetterò questa somma, preferisco fare questi corsi di formazione e formarmi, magari per un domani rientrare
in quella fabbrica, anche se devo essersi sincero, non ci credo minimamente che ci richiamino, non lo so, ho questo presentimento. Io credo che andremo avanti a proroghe, ho questo presentimento. Cioè dopo il 2024 tu pensi che ci saranno delle proroghe di CIGS? Sempre, o... se Mitra rimane qua, perché ricordate, come ho detto prima, 2 anni devono rimanere in affitto. Quindi fino al 2020. Dove anche loro, se non hanno altre proroghe, dovrebbero acquistarsela poi questa azienda. Al momento sono in fitto d'azienda. Sì, sì, sì. In questo caso è lo Stato che è proprietà o no? O è ancora... No, no, Mitra è entrato ufficialmente l'1 novembre, il proprietario. Sì, in proprietà, però sì, sì, se è in fitto, cioè, che significa? Sì, 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 ovviamente adesso ci sono anche i commissari straordinari insieme alla fino all'1 gennaio entra ufficialmente in Mitra, quindi avranno i tesserini di Mitra, tutti i Mitra, tutto Mitra. E quindi inizierà questo. Beh, già hanno cambiato, quindi, no, l'insegna, abbiamo visto. Che pagano un affitto allo Stato. Perfetto. Quindi, ok, cose positive, se si possono dire delle cose positive riguardo alla vecchia gestione, alla gestione strana dei commissari, perché Mittal magari ancora non abbiamo visto e non abbiamo avuto modo di capire che cosa realmente vuole fare di questa fabbrica. Magari vuole davvero fare un gioiello tecnologico ambientalizzandola. Che pensi? Lati positivi della vecchia società non ne ricordo. Non della vecchia, di questa? Di questa? Cioè ancora non lo sappiamo. Di quello dell'attuale non è ancora presto da dirlo. Beh, loro si sono presentati dicendo... Sì, avevano fatto quella conferenza stampa lì in azienda, tante belle parole, faremo questo, faremo. Di faremo ne abbiamo sentiti, quando abbiamo sentiti Angelo? Sono 60 anni. Non eravamo nati neanche. Non eravamo ancora. Faremo, e poi neanche i mentali AIA vengono sempre slittati di anno in anno e chissà se non verranno ancora slittati. Quindi io non credo più alle parole, voglio i fatti. Beh, da oggi è ritornato in sella il sindaco, magari darà una spinta a... Guarda, io ieri ho avuto anche il presidente della provincia Gugliotti, sì, sì, e ho detto, voglio dire, ma abbiamo fatto questa riflessione, invece di andare uno ad uno, quindi no, tu vai sotto il mostro, se sei uno solo il mostro ti mangia. Se cominciano ad andare 3, 4, 5, 6 persone insieme e andare a parlare con la direzione Mittal, facendosi garantire anche tutela lavorativa, tutela ambientale soprattutto, perché ne abbiamo largo bisogno, voglio dire, il tavolo diventa un po' meno sbilanciato, no? Cioè, se provincia, comune, regione... Una trasmissione del presidente nuovo della provincia, sì. Mi sembra un ragazzo volenteroso, che ha voglia di fare. Gugliotti è il sindaco di Castellaneta, oggi almeno si propone... È un giovane, ci siamo tolti davanti un vecchio della politica che, insomma... Tutti questi benefici non li ha portati alla provincia di Taranto. Vabbè, noi, io voglio dire, quello che è stato è stato. Adesso io ho fiducia in questo ragazzo, vediamo se lo fanno lavorare. Il problema è che non c'è stata politica, manca la politica a Taranto, manca la politica in tutti, cioè dal più basso livello di politica. Non è facile fare. Figuriamoci se manca la politica, se siamo ferrati di politiche industriali, no? Si è violentata la politica, ci sono tanti personaggi politici, abbiamo visto, no? I 5 Stelle come hanno tradito gli elettori dopo che ci hanno promesso mari e monti. Allora, io ancora aspetto, perché sembrava che i 5 Stelle dovessero salvare Taranto. Questa è l'impressione che ha sempre dato Di Maio, che ha sempre dato Di Battista, che ha sempre dato Grillo, perché io non ho mai sentito parlare Casaleggio di Taranto o di problemi politici, ma Grillo, Di Maio e Di Battista sono venuti anche qualche volta a Taranto, sembravano che dovessero liberare innanzitutto l'Italia. E in maniera più pesante Taranto, che ha
un nodo molto importante. Questo purtroppo non lo abbiamo, almeno al momento, visto, cioè non sappiamo quali sono le loro vere iniziative sul territorio. Intanto stiamo aspettando, tra un po' si riapre il tavolo CIS, si deve rivedere anche la legge per Taranto, ma quei soldi dei Riva, quel milione, quel miliardo e nove famoso, che fine ha fatto? Pare che siano stati impiegati per le bonifiche. Quindi lo dobbiamo chiedere alla Corbelli. Alla Corbelli, ho chiesto anche ai sindacati. Adesso ecco, quindi mi hai fatto ricordare. Questa è una cosa che devo invitare la dottoressa Corbelli, perché mi piacerebbe sapere, in quanto insomma è la deputata a individuare e lavorare proprio in maniera fattiva, proprio anche perché l'ho detto anche l'altra volta, è l'unica che ha il portafoglio pieno già pronto per spendere sul territorio a favore delle bonifiche, a favore di ripulire questa città da questo inquinamento che ormai da anni... Con i politici assenti, perché ripeto, qui i voti si sono stati presi, in questo caso al Movimento 5 Stelle, ma in passato ci ricordiamo anche altri partiti hanno avuto tantissimi voti a tanto, però... Io per esempio non riesco a sentire più Rosa D'Amato, che ha fatto tante battaglie per l'Ilva, ha dato tutta se stessa per questo territorio insieme... Parli di un argomento, io avevo creduto però poi fermamente... Sono un po' caduti come le pere. No, non voglio alimentare, che so tu hai un rapporto, diciamo... Io sono stato già, sei stato un attivista, quindi... Lì, però poi quando ho visto che si seguivano più... Giacinto Fallone, siamo in mano all'AS... All'AS, che io, scusate la sigla... Amministrazione straordinaria. Siamo in mano all'amministrazione straordinaria, scusate, sono un po' raffreddato e so anche il cervello non funziona bene. AS, pensavo associazione sportiva, Giacinto. Lui è un appassionato tifoso. Infatti, no, siccome fa le dirette la domenica dallo stadio. Va bene, quindi questa amministrazione è controllata comunque fino all'anno prossimo, no? Sì. Per un anno, poi loro andranno per i fatti loro. Dovrebbero pagare questo affitto nel momento in cui... Fallone, qualche fattura te l'hanno pagata, qualche fattura, Fallone? Qualche viaggio stanno già, stai prendendo già delle commesse, più tra virgolette, spero che stia lavorando Giacinto Fallone, che lui mi pare ha un'azienda di trasporti, no? Insomma, è stato questi anni molto... Ma poi molti di questi imprenditori come Giacinto, che fine, Giacinto, questa è una cosa che vorrei anche capire, i soldi che avanzavano dalla vecchia gestione, cioè che fine hanno fatto? Sono stati cancellati come vento, come foglie al vento? Avanziamo anche noi stessi lavoratori soldi, che noi per fortuna pare che ci dovrebbe coprire il fondo di garanzia, sì. Che fino al 2006 i soldi del TFR, sì, venivano lasciati in azienda, certo. Quindi col fallimento lì dove si è portato anche queste somme del TFR, quindi noi avanziamo anche somme, ci sono cause del Tribunale di Milano che vanno avanti da 4 anni e ancora abbiamo visto un centesimo. Pare che da gennaio, come su Bentimittal, dovrebbero liquidare questo. Giacinto Fallone dice da luglio, quindi da luglio lavoro zero. Vabbè. Sì. Quindi insomma speriamo che Mittal sia, tra virgolette, non dico intelligente, perché ci vuole poco a capire che questo territorio martoriato ha bisogno di lavorare, e quindi investa un po' di aziende del territorio per poter lavorare. Voglio dire, inquinati per inquinati, scusate, abbiamo fatte di cotte e di crude, qui si continua a produrre, si continua a inquinare, si continua a fare, tanto vale, purtroppo, e credetemi, dire questa cosa è veramente anticostituzionale proprio a livello di sangue, però voglio dire, almeno fateci lavorare, tra virgolette, ma che non vuole essere una scusa, stando attenti al territorio, a come trattate il territorio, a come dovete svolgere il cronoprogramma di ambientalizzazione del territorio, attenzione. Ma le sentinelle di Di Maio che fine hanno fatto?
Qualcuno mi sa dire che è successo? Ah, ti hanno pagato le fatture di luglio oggi. Sono cause civili che vengono rimandate al 2019. Comunque, insomma, ci sono delle cause civili in piedi con l'ex amministrazione dell'Ilva. Quindi, insomma, è una situazione pesante. Per esempio, uno come Giacinto Fallone, che avanza un sacco di soldi, cioè che ci ha messo come lui avanti tanti soldi e a tutt'oggi non riesce, almeno fatelo lavorare mettendolo in carreggiata, voglio dire. Che almeno torni a lavorare anche quei soldi. Anzi, faccio una cosa, io... Giacinto, mandami il numero così ti chiamo in diretta e dici qualcosa, perché non mi ricordo se ce l'ho, devo cercare. Se invece tu me lo dai al volo, io